Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento, su questo nuovo video sulla serie di WWE 2K19. Come avevo detto nell'episodio precedente, in questo episodio andremo a iniziare la carriera del nostro giocatore. Quindi andiamo direttamente a iniziare la carriera del mio giocatore e il portale tramite cui accedere a vari dei 70 modelli di gioco, affrontare l'indimenticabile storia della mia carriera, mettere a prova le tue abilità contro altri giocatori e qualificati per gli eventi pay per view in Road to Glory, vinci incredibili ricompense, eccetera eccetera. Allora ragazzi, da questa parte dobbiamo scegliere appunto come sarà strutturato il nostro personaggio. Benvenuto nella creazione guidata del mio giocatore. Qui potrai personalizzare in poche semplici mosse ogni aspetto del tuo personaggio. Ogni volta completata la creazione potrà iniziare l'avventura. Stile di combattimento. Appunto, ci sono 5 stili di combattimento. Seleziona quello che ti piace di più. Ciascuno di essi ha attributi speciali ed ha accesso a tecniche e abilità differenti. Vai su Vedi i dettagli per maggiori informazioni sullo stile principale selezionato e sugli stili secondari disponibili. Ok. Allora, ci sono tecnico... possente, che sarebbe uno che potrebbe andare per me. Gigante no, assolutamente. Cruiserweight no. Picchiatore o tecnico? Allora, io volevo quello là che volava, quello là che... Allora ragazzi, ho scelto la classe possente. Ok ragazzi, ho quasi finito di creare il mio personaggio. Qui sono nella fase di scelta dell'entrata. Ho appena scelto le mosse, vediamo, qui sono proprio pochissime. Ok ragazzi, questo è il menu principale per quanto riguarda la nostra carriera. Da qui possiamo personalizzare l'aspetto, il set di mosse, l'abilità del giocatore. Può anche personalizzare le entrate e le vittorie dei personaggi. Al momento è inutile che li guardiamo perché ovviamente non abbiamo niente. Andiamo a iniziare la carriera. La BCW è una federazione locale in declino. Il suo proprietario ha alcune conoscenze nel WWE, ma non ha mai contato molto. Bellissimo il... Ok. Allora, iniziamo ragazzi. Hey, big BCW show this Friday night at the high school. Tell your friends. Don't need a flyer. I go to every show. Wait, is that you? What do you mean? Facing Mr. CQ in the main event. It's definitely you. I guess I can see the resemblance, but that guy's a huge indie star. Why would he be out here flyering for a show? Hey, is this weirdo bothering you? He's one of the wrestlers. No, I'm not. Have fun at the show. Yo. I thought wrestlers had money. Why would he be driving around some crappy bug van? See? Good point. More proof that I am not who you think I am. Sure. You gotta check out this guy's highlights online. He's going to be a huge star in WWE someday. Thanks. That's nice of you to say. I mean about the wrestler on the poster who's definitely not me. Come on, let's go. Ok ragazzi, in poche parole. Hope you beat Mr. CQ. I can't stand that guy. Stiamo facendo pubblicità. I mean, as a fan, definitely not from the ring, because I'm not a wrestler. Ok, ci stiamo facendo pubblicità al nostro stesso match, però ovviamente non vogliamo farci riconoscere. Vediamo qualche giorno dopo, vediamo cosa è successo. Questa cosa che ci sono le voci è un'ottima cosa, è un'ottima novità, una bella novità per quanto riguarda le carriere e le storie della WWE, dei videogiochi della WWE. Sperando che non l'abbandonino nei prossimi capitoli, ma comunque. Ok, questo è il nostro letto, ovviamente. E il nostro ripostiglio, soprattutto. Ok, allora, ci siamo cambiati e stiamo andando a lottare, appunto, è il venerdì del match. Mr. CQ è il talento migliore della BCW, un cruiserweight agile e con buoni fondamentali. È una società locale, ma non è mai riuscita ad arrivare in WWE. Ci arriveremo. Allora.
questi due sono sconosciuti. Quello lo conosco che non mi viene il nome, però ovviamente è quello che sta in NXT. Davvero? Hey, I want you to meet Matt Bloom from NXT. Matt Bloom. This is my protégé, Van Gogh. I'm a big fan, Mr. Bloom. I mean, I've studied all your matches from your run in WWE and Japan. Really great stuff. Thanks. You must be a true student of the game. I try to be. So why do they call you Van Gogh? Are you some kind of artist? Not quite. I gave him that name because everywhere he goes, his dad's old work van goes. He practically lives in that thing. Yeah, practically. So what brings you out to our show? I'm here to scout your opponent, Cole Quinn. Okay. Perché parlare degli altri? Dai un'occhiata anche a me. You should take a look at me too. I mean, you came all the way here and you're just gonna be watching the match anyway, right? I respect your confidence, but I'm here to evaluate Cole Quinn. That's not to say I won't be watching every other wrestler here tonight, but I wouldn't go get your hopes up. Understood. Okay. Well, I gotta go get ready, but it was really nice to meet you, Mr. Bloom. And, you know, thanks for coming out to the show tonight. Okay. Alla fin dei conti ci ha detto, non mi interessi, ma forse ti guardo. Allora, da qui abbiamo quindi finito. Vediamo questo chi è. Slow your roll, Greeny. Tonight's my big chance to get signed to NXT, so don't do anything to screw it up. Okay, look, I'm gonna give it everything I have tonight, and we'll see where we stand after that. All I know is I'll be standing in Orlando at the Performance Center. You can continue standing in high school gyms. We'll see. Vabbè, abbiamo incontrato uno stronzo come primo avversario. Vediamo se ci dice altro. How about you worry about facing me tonight instead of trying to get Matt Bloom's autograph? Suck up. Ok. Andiamo direttamente al match, dai. Questa è la BCW. Proprio un sembra più un'arena molto lasciata andare. Ok, questo è il nostro personaggio. Saltiamo e andiamo direttamente al nostro avversario, che direi anche di saltare perché intanto già l'abbiamo visto abbastanza precedentemente quando gli avevo parlato. Adesso andiamo direttamente al match. Il braccio, ok. Il braccio si era girato, Ok. Non c'è neanche il commento. Cioè devo fare io il commento. Il giocatore deve vincere con uno schieramento e una sottomissione. Una cosa molto carina della carriera è che ci danno dei mini obiettivi da fare anche durante il match stesso. If you're wondering where Mr. CQ's opponent got all these sweet moves, you can thank me after the show because I trained him. Non ho capito, ci ha parlato qualcuno, ma non ho capito chi era. Non credo che fosse nostro padre, quindi. Ok. Vi sto dicendo, la cosa carina è che durante il match ci danno ovviamente dei mini obiettivi da. If I can have your attention for a second, whoever has a red pickup truck with a license plate, OCS732, you're blocking the school. Quello che parla è ovviamente la voce al megafono o al agli altoparlanti della palestra, perché ovviamente è sempre una cosa che tipo ora ha detto chi ha il tipo chi ha il biglietto rosso faccia questo e quest'altro. Adesso sta parlando di me, Mr. CQ sta parlando di me. Ma comunque adesso è anche all'inizio è anche difficile ovviamente anche prendere delle mosse speciali, delle mosse finali. Come vedete già ho fatto diverse mosse e ancora sono al 50%, quindi dobbiamo darci dentro un po'. Adesso andiamo un po' fuori, vediamo come si sviluppa la faccenda fuori. Diciamo che lo sto picchiando veramente bene. Vai. Ok. Andiamo fuori, vediamo cosa c'è fuori.
Almeno la voce dell'arbitro si sente, dai. Ancora siamo al 77%. Bella sta mossa. Bella sta mossa, una mossa tripla. Perché mi sono fatto male anch'io? Perché mi sono fatto male anch'io, dai. Ok. Ah, devo vincere uno schienamento e una sottomissione, quindi vabbè, intanto è rientrato, quindi anche se vincevo, se avessi vinto con il conteggio fuori, non me l'avrebbe data completato. Vediamo di chiudere sto match, vediamo come possiamo chiudere sto match. Wow, bella. Vediamo se riusciamo. Non me lo fa fare perché non c'è l'abilità, va bene. Andiamo direttamente fuori. Lo tiriamo un po' negli scalini, sempre se ci riusciamo. No? Ok. Lo tiriamo da questa parte, vediamo. Abbiamo la mossa speciale. Abbiamo ottenuto la mossa speciale. Ok. Non la facciamo qua, perché intanto lo facciamo rientrare. Facciamolo rientrare e vediamo. Dai, però rientra. Dai, ce la fai. Okay. Allora, mossa normale. Lo facciamo alzare, mossa speciale. Ok. Credo che questo primo match sia ovviamente un match che ovviamente te lo danno vinta. Perché non credo, perché non ha fatto neanche una mossa, se le sta facendo fare tutte. Quindi andiamo con il conteggio. 1 2. Vi dicevo, ragazzi, questo credo che appunto era un match che dovevo vincere per forza. Infatti non ha fatto neanche una mossa. Abbiamo trovato anche guadagnato il trofeo top della BCW. Ok, e possiamo andare avanti. Good match, Van Gogh. Grazie. Yeah, great. Thanks. Job out there. It means a lot coming from Orlando, you. Orlando, here I come. I'm gonna get a condo on the beach. Hai perso, però. There's no beach in Orlando. Well, then I'll make sure to furnish my condo with wall-to-wall sand. Before you start making big plans, we have a few things to discuss. Like what? My start date? Future opponents? Waist measurements for the NXT title? Not exactly. To be honest, I'm not a fan of your Mr. CQ character. You need to come up with something different. It's not really a character, but fine. I can come up with something different after I get to NXT. Full disclosure, I don't think you'll be heading to NXT. Not anytime soon, at least. You're just not ready. I was actually more impressed with your opponent over here. Wait, what? So I've decided to offer him an opportunity instead. You'll have a tryout match at an up-and-coming WWE event. Really? Yes. I've been doing this a while now, and I know talent when I see it. Is this some kind of joke? Because you were supposed to be here to scout me and not him. Plans change all the time in this business. That's a good lesson for you to learn. I have to go catch my flight. You and Baron will be hearing from us soon with the details on your tryout match. Don't make me regret my decision. I won't. Thank you. Ok, ragazzi, stiamo entrando in WWE. All I did was give it everything I had out there, okay? I can't help it that he saw more potential in me. Potential? Or was it your boy Baron here putting you over with him? I always knew that he was your favorite, but I didn't think it would cost me a shot at WWE. This was all Matt Bloom's decision. Do you think I want to see my top guys leave? And do you think we want to stay here forever, wrestling in front of a few hundred people for crap money? That's not what I meant. I'm just saying we're building something good here. Besides, if you left, who would design our title belts? I only make your belts because you pay us so little for wrestling. It's so bad, teacher's pet over here has to live in his van. I thought that was a joke. I only live in it when times are tough, which is most of the time. Well, that nickname's not as much fun anymore. Look, you just need to trust the process. We're building a brand. And think of it this way. If any of us make it to WWE, it'll be good for everyone. It'll help put BCW on the map and lead to more opportunities. Oh, yeah. Easy for you to say.
You're the one with a WWE tryout match. He's right, though. What's the saying? A rising boat will lift all tides? Ok, però se la stiamo anche tirando un po'. Whatever. Come on, troppo, let's no? Drop this thing and bring it in for a BCW handshake. No. Yeah, no thanks. I'll let you two celebrate alone. Ok, allora ragazzi, vi sto dicendo. Don't worry. Abbiamo ottenuto il nostro primo match di qualificazione per un contratto in WWE. Che stanno facendo, ok? C'è stata ovviamente la gelosia del nostro Mr. CQ, che ovviamente ci ha voluto un po' rompere. Ok, vediamo dove ci porta adesso. Ok ragazzi, ci ha portato alla settimana successiva. Io direi che per questo primo episodio può essere tutto. Ci vediamo al prossimo episodio, sempre sulla carriera di WWE 2K19.